Questo programma è presentato da... Certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose. Luciano Gelaimo, taglio del nastro e anche il Gabibbo a salutare questa Fiera del Libro, questo Festival della Cultura Mediterranea. Sì, una manifestazione quest'anno all'insegna del futuro, della trasformazione e del design. Queste saranno le parole chiave che condurranno la manifestazione in questi tre giorni e avremo anche ospiti importanti che saranno appunto alla fiera per le loro conferenze e mostre altrettanto importanti. Siamo veramente, dalla parte degli organizzativa, siamo veramente soddisfatti e speriamo che il pubblico fruisca con successo di questa manifestazione e possa essere una manifestazione da ricordare. Signor Sindaco, questa Fiera del Libro in sostanza inaugura un po' anche questa Via Cascione ritrovata, dopo le discussioni finalmente al taglio del nastro, potremmo dire così? No, in realtà no, perché credo che sia giusto e opportuno poi ritrovarsi qua in un altro momento per vedere la via e il mercato coperto e tutto l'insieme delle opere che sono state fatte, anche l'ascensore che va in Piazza del Duomo, quindi diciamo siamo che siamo le prove generali allora. Può essere considerata un po' come abbiamo fatto per il mercato coperto, diciamo che questa può essere considerata un'anteprima, poi credo che ci ritroveremo qua prossimamente per fare una festa, credo che sia giusto fare una festa. Penso che l'amministrazione abbia fatto bene a insistere su questa pedonalizzazione che in molti non volevano, i molti che non la volevano si sono ricreduti, hanno anche ritirato i ricorsi, quindi direi che è stato un gesto onorevole, no? Che io rispetto per l'amor del cielo, che comunque significa che hanno capito che era giusto così. Io sono convinto che ci sarà uno sviluppo economico grazie a questa pedonalizzazione ne fruirà tutto il quartiere. E sul punto della Fiera del Libro, tutti gli anni ci troviamo qua all'inaugurazione, è un evento culturale, Imperia vuole fare sport, vuole fare cultura, vuole fare turismo, quindi sono tutti ingredienti di quello che dovrà essere la nostra città in futuro, che deve crescere su questi aspetti. Assessore Scaiola, anche quest'anno Fiera del Libro, puntuale in questa rinnovata via Cascione, ma non solo, via 20 settembre, il cuore di Porto Maurizio che diventa il cuore della cultura. Sì, un evento straordinario, un evento importante. Luciano Gelaimo, tutti i suoi collaboratori hanno creato negli anni una manifestazione importante che è cresciuta. Come Regione Liguria non solo abbiamo sostenuto con un patrocinio, abbiamo dato anche un sostegno economico perché questi eventi meritano di essere seguiti, aiutati e promossi. Siamo qui nel cuore di Porto Maurizio, della nostra città che mai come adesso ha bisogno di grandi eventi come questo per il nostro turismo ma anche per i nostri cittadini che è giusto che vivano anche momenti importanti come questo. Qui si parla di cultura, verranno personaggi importanti da tutta Italia, complimenti agli organizzatori, un bel evento che credo che debba essere sostenuto con forza e anche rilanciato per i prossimi anni. Paolo De Luca, giornalista della RAI per quasi 30 anni e soprattutto corrispondente a Bruxelles in momenti caldi, decisivi, infatti non a caso presenta qui il libro La battaglia di Bruxelles 2011, Viaggio al centro della crisi. Ecco, com'è stato vivere quei momenti proprio nel cuore pulsante dell'Europa? Ma sono stati momenti particolarmente drammatici, io credo che anche qui in Italia, quando io stavo a Bruxelles, l'abbiate vissuta come un momento particolarmente duro,
per la crisi che si era creata, diciamo, a livello europeo. Una crisi che non è stata capita al momento e che forse neanche noi giornalisti avevamo esattamente capito. Infatti basta guardare quello che hanno pubblicato i giornali, anche quelli specialistici dell'epoca, per rendersi conto che ci sono dei buchi neri molto importanti, buchi che in qualche modo ho cercato di riempire con questa ricostruzione che ho fatto in base, diciamo, alla mia esperienza di vita vissuta e in base anche alle testimonianze dei protagonisti che sono usciti dopo. Ecco, c'è stata anche tanta dietrologia, come sempre, diciamo che ci sono i filoni dei cospiratori dietro questa crisi, qualcuno dice voluta, provocata da grandi potentati, dal sistema delle banche, dal sistema europeo, tutto ciò? Io non sono della linea, diciamo, della cospirazione, nel senso che ci sono stati degli interventi molto pesanti, in particolare da parte della Germania, per quanto riguarda la crisi del debito, e questi interventi hanno determinato un peggioramento e un'estensione della crisi che prima era confinata alla sola Grecia, un'estensione a tutti gli altri paesi, quindi anche all'Italia, alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda, fino ad infiammare l'intera zona euro. Questo è successo perché la Germania, in particolare la cancelliera Merkel, ha cercato di mettere gli interessi del suo paese, i suoi interessi elettorali, davanti a quelli dell'Europa. Purtroppo è una storia che si ripete, speriamo non più, ma insomma. Giro Caldarelli è diventato famoso come il ripieno del Gabibbo e presenta un libro che è un po' un racconto di una serie di storie. Sono storie di spettacoli per bambini scritte dal Gabibbo, scritte da me e fatte raccontare dal Gabibbo, per cui sono storie educative, non servizi del Gabibbo sulle incompiute. Quindi non ci sono, diciamo, presenti dei tanti besughi di quelli che conosciamo normalmente a Striscia? No, quelli che non conosciamo e che ci aggirano in mezzo a noi creando danni enormi all'ambiente, a se stessi e agli altri. E quindi diciamo che il Gabibbo può anche insegnare, può anche educare? Il Gabibbo deve educare, può educare non solo i bambini ma anche gli adulti. Perché se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo partire dai bambini, ma per fare questo bisogna cambiare gli adulti. Intanto a Giro bisogna fare un grande complimento, perché non è semplice dare vita a un pupazzo che è muto, perché la voce poi viene, Lorenzo Beccati che conosciamo bene, che abbiamo già avuto qui ospite, e quindi insomma è una difficoltà non indifferente, direi. Ti ripresenti che io ho iniziato a fare teatro nel 53, come professionista nel 63, ma nel 60 mi sono iscritto alla scuola di mimo per migliorarmi come attore, poi invece sono diventato il mimo in Italia, per cui i primi giorni quando è nato il Gabibbo non mi è stato difficile prendere il sincrono esatto di Lorenzo e siamo diventati una cosa sola. Migliorandoci ogni anno, anche adesso dopo 27 anni, io cerco di migliorarmi come lo fa lui. Ed è un piacere ritrovare Antonio Caprarica qui alla Fiera del Libro Imperia con un altro volume che è un po' una summa in questo caso di ricordi, di racconti. Sì, è una raccolta di tanti miei scritti su Londra e sulla famiglia reale, che come noto rappresentano un binomio indissolubile. Londra non ci sarebbe senza i Windsor e viceversa. Ho cercato di raccontare anche la vita segreta di questa città e molti segreti dei reali, cioè, pensando di fare non solo cosa utile ma anche divertente, perché è un po' l'obiettivo che hanno i miei libri. E quindi è un po' da leggere soprattutto per chi ha già letto i precedenti, continuare la storia, possiamo dire. Diciamo che io sono mi considero un po' un narratore dell'Inghilterra, delle sue tradizioni, delle sue caratteristiche, della ventina di libri che ho scritto, una buona metà li ho dedicati all'Inghilterra, è un campo secondo me d'oro, diciamo, una vera e propria miniera di storie, di eventi, di fatti che poi hanno avuto un grandissimo impatto sulla vita di noi europei, ancora oggi continuano a pesare moltissimo. Non casualmente la introduzione di questo libro è largamente dedicata alla vicenda dell'Inghilterra e dell'Europa nel dopo Brexit, quindi c'è anche un'attualità che credo possa interessare il lettore, oltre a tanti fatti curiosi e segreti della Casa Reale. Vito con i suoi, Stefano Bicocchi, in arte Vito, tutti lo conosciamo come Vito, lo conosciamo tutti come attore, come comico soprattutto.
Vito, anche gourmet però, attenzione. Sì, mi piace, mi diverte, è la mia passione la cucina. Si vede anche dalla stazza, ma è il mio grande divertimento. Non me ne parlare. Ma va bene, va bene. Quindi quando posso coniugare la passione con la cucina, ecco che viene fuori un momento molto divertente della mia vita al di là del palcoscenico. E Vito con i suoi dà anche un che di familiare. Ma sì, è la trasmissione che è in onda sul Gambero Rosso, sulla piattaforma Sky, è una trasmissione fatta in casa mia con mio papà, mia mamma, mio nipote, tutti appassionati di cucina, facciamo da mangiare, non abbiamo nessuna pretesa di essere degli chef o degli cuochi, ad eccezione di mio nipote Lorenzo, che lui fa veramente di lavoro, fa il cuoco, ma è un divertimento in famiglia, quindi ci divertiamo molto. Beh, vi divertite, comunicate anche la buona cucina. Noi, l'Italia è veramente una miniera da questo punto di vista. Ma guarda, questi giorni in Liguria sto assaggiando delle robe che sono fantastiche, mi piange il cuore dover andare. Io ho assaggiato la cipolla, quella egiziana, che è una cosa meravigliosa. Insomma, sto mangiando delle cose, assaporando dei sapori che non conoscevo, che ho ritrovato qui in Liguria. Quindi quando vengo in questa terra meravigliosa, con un mare incantevole e una tavola fantastica, sono un uomo felice. Grazie Vito, allora ti aspettiamo di nuovo, perché insomma i piatti continuano come i libri, come la festa, come la fiera. Senza dubbio, qua ci torno sicuramente. Alla Fiera del Libro c'è anche l'opportunità di dare una mano concreta alla nostra biblioteca, la Biblioteca Comunale di Imperia, Marina Salvaterra dell'Associazione Apertamente. E voi che cosa state promuovendo? Che cos'è questo Art Bonus? Allora, Art Bonus è un progetto che prevede che i comuni cittadini o anche enti privati possano fare delle donazioni agli enti pubblici avendo uno sgravio del 65% dalle tasse. Quindi ci sembrava giusto, grazie anche al sindaco e ai capigruppi del comune che ci hanno aiutato, poter promuovere soprattutto alla Fiera del Libro questa iniziativa, e affinché tutti i cittadini di Imperia, visto che sono stati molto colpiti dalla chiusura della biblioteca, in questo caso potrebbero dare una mano per avere la biblioteca, si aprirà, però certamente se si può dare una mano ulteriore attraverso questo Art Bonus c'è la possibilità di farlo. È una cosa semplicissima, basta che il cittadino sia volenteroso in questo senso. Professor Luciano Canfora è storico del mondo antico, filologo e anche docente di filosofia latina e greca, un profondo conoscitore insomma di cultura classica che guarda il Mediterraneo, ma ai conflitti del Mediterraneo, mi pare di capire. Beh, non ci vuole moltissimo, perché è un luogo talmente conflittuale da essere la scintilla di guerre possibili. Luogo di conflitti, certo, è il luogo dove può scoppiare un conflitto molto grave, molto più esteso, quindi la preoccupazione per il Mediterraneo sul piano politico, umano, è grandissima. È un bene che una città coraggiosa investa le sue energie per un incontro che abbia il Mediterraneo come centro. Quindi in questo Imperia sta mostrando più lungimiranza che altri luoghi. Dopodiché speriamo che questo serva a impedire quei conflitti. Insomma, c'è la politica che si incrocia con la storia, che si incrocia anche con le religioni in questo Mediterraneo. Beh, quello da un bel po' di tempo, direi, perché le religioni sono state anche un elemento di divisione a cavallo tra l'età antica e il Medioevo, tra il Medioevo e l'età moderna. Quindi il problema principale è di impedire che il fanatismo si trasformi in conflitto. E allora un ruolo importante ce l'ha la cultura, che non è una signora astratta, è il luogo di incontro di opinioni diverse, di tradizioni diverse. Questa è, credo, la finalità per cui un incontro come questo ha un senso.
Gigi Padovani, l'arte di bere il vino e vivere felici. Ecco, Gigi è un collega che, dopo aver lavorato tanto sulla cronaca, sulla quotidianità, sulla politica, hai deciso di darti al vino, ma in senso positivo, possiamo dire, in senso costruttivo. Perché io con Clara, abbiamo anche qui altri libri, quello del tiramisù, costruiamo dei libri che sono la storia della cucina, la cultura del vino, la cultura diciamo dei piatti che ci fanno parte della nostra storia. In questo libro ho condensato, se vogliamo, 40 anni di esperienza, avendo calpestato le vigne di tutto il mondo, come mi diceva Gino Veronelli, e in questo libro è una sorta di vademecum per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino, ma senza avere quella difficoltà degli enosnob. Quindi, se avete presente Antonio Albanese che rotea il bicchiere nella sua famosa performance, questo non è un libro di quel genere, cioè è un libro per principianti e curiosi. Quindi c'è, per esempio, distinguere bianchi, rossi, rosé, come scegliere il bicchiere, le temperature, l'etichetta, tutte quelle cose che, diciamo, fanno parte di una cultura enoica che serve alla consapevolezza, come diciamo, quindi mindfulness si dice in inglese, e quindi per questa vivere felici cosa significa? Significa che in un bicchiere c'è tanto, c'è cultura, territorio, tradizione, la storia dell'uomo, chi è andato in cantina. Io dico sempre, spesso in Liguria vengo a visitare cantine, i vostri produttori, i vitigni autoctoni straordinari, ebbene io penso che quando vado in una cantina e vedo come è fatto il vino, parlo col produttore, quando me lo porto a casa e bevo un bicchiere di quella bottiglia, per me è più buono. E quindi ecco, questo libro un po' racconta questa esperienza totale. Naturalmente bere con moderazione, perché solamente le persone senza cultura si ubriacano, perché invece dentro un bicchiere poco ma buono, questa è la regola principale. L'Istituto Compressivo Littardi, e qui c'è la vicepresidente Rossana Tiberi, si è in qualche modo legato al comune di Arezzo, in un caso qui c'è anche Renato Adorno che è il sindaco di quel comune. Vicepresidente Tiberi, vi siete legati perché i bambini hanno avuto un'idea che è arrivata dal cuore, immagino. Un'idea che è scaturita dal lavoro che è stato fatto di promozione turistica di Porto Maurizio e dell'entroterra di Porto, che ha portato alla realizzazione di un calendario in cui sono stati messi in evidenza luoghi importanti di Porto Maurizio, e si è pensato che la vendita di questo calendario avrebbe potuto in qualche modo essere donata per raggiungere quell'obiettivo di solidarietà che caratterizza un pochino il nostro istituto, e ci è venuto in mente il comune di Arezzo, proprio perché la scuola in particolare era stata colpita duramente, e quindi questo ci ha fatto sentire in qualche modo vicini all'evento, e così si è deciso di donare il ricavato. E così, sindaco, lei ha ricevuto un assegno simbolico ma concreto, questi 1.000 euro credo che abbiano un valore che va oltre la cifra indicata, perché c'è un valore morale anche educativo importante, sindaco. Ma assolutamente, il messaggio è bellissimo, anche l'importo dell'assegno, ma anche fosse stato di 1 euro, è il messaggio che doveva passare. E vi devo dire che quando sono stato chiamato dalla scuola per aiutare a fare questo progetto, dove il Comune di Arezzo non poteva fare che la parte poi che riceveva il contributo, io sono stato veramente onorato di questo. E devo ringraziare tutta la scuola, tutto l'istituto, il preside, il vicepreside, gli insegnanti, tutti che hanno veramente aiutato il paese. Erano giorni difficili, erano giorni veramente complicati, poi voi siete riusciti a filmarli, quindi c'eravamo, purtroppo, cioè. Era un momento difficile anche da spiegare adesso. Oggi è un momento bellissimo invece, perché i ragazzi hanno voluto offrire questo frutto di questo loro lavoro al Comune di Arezzo, il Comune che lo ha già impegnato per fare qualcosa di carino, e poi tutti insieme lo andremo a vedere. Io non posso far altro veramente che ringraziarli di cuore per quello che hanno voluto dimostrare. Prospettive diverse, una nuova indagine della coppia Vassallo-Ardoino, un'ambientazione imperiese per Ugo
Moriano, Imperiese del Giallo, ormai Ugo è un appuntamento costante, ogni anno c'è un tuo prodotto, fra l'altro non solo gialli perché dobbiamo dire anche alcuni tuoi romanzi storici sono stati veramente molto molto apprezzati, ma certo questa coppia di investigatori della nostra questura di Imperia da te ideata sta facendo successo, e allora che succede in prospettive diverse senza svelarci il colpevole ovviamente? Sicuramente, allora sono la sesta indagine di Noemi e Angelo e questa volta indagano separatamente perché iniziano in quel di Diano Marina ma poi si separano e Noemi andrà a investigare su un mancato femminicidio a Bordighera, una storia veramente un po' particolare, e invece Angelo Ardoino viene portato dalla sua compagna Elena a intervistare, la compagna va a intervistare un famosissimo scrittore alla Tuil in Val d'Aosta, ma quando sono lì nell'hotel succede qualcosa e Angelo è sul posto e quindi deve investigare. E quindi insomma un altro giallo sicuramente molto avvincente, di nuovo anche il territorio imperiese coinvolto. Sicuramente sì, vediamo la chiesa di Sant'Ampeglio, vedete prospettive diverse ed è vista da dietro la chiesa, non dal davanti, quindi anche lì è un segnale e quindi sì, sempre Imperia, sempre la mia provincia. E allora grazie, complimenti Ugo e avanti così. Sicuramente sì, ancora. E a Imperia incontriamo con piacere di nuovo per il secondo anno consecutivo Ettore Gotti Tedeschi, economista, banchiere, che ci fa riflettere su Dio, una cosa un po' strana. Dio è meritocratico, lei scrive così, manuale per la salvaguardia della fede cattolica. Ma come mai? Come mai ho scritto il libro? Come mai Dio è meritocratico? Come mai questo manuale? Come nasce questa idea? Questa nasce anzitutto riflettendo da economista che senso dare all'economia in questi tempi così orientati ad una visione economica breve con tutti i disastri fatti imputati ai banchieri e agli economisti. Allora questo è un libro che ho cominciato a scrivere un anno e mezzo fa affrontando un pochettino quale dovrebbe essere la visione morale, le basi morali di un'economia che è per l'uomo, quindi questo spiega perché è nato il libro. E poi la seconda ragione è che mi ho cercato di indagare e spiegare se fosse vera e perché fosse vera questa decristianizzazione in corso. Ma qualcheduno accusa anche Papa Francesco di avere delle responsabilità per la decristianizzazione, come dice lei, in corso, cioè di non difendere abbastanza il cattolicesimo, la Chiesa cattolica in senso stretto. Beh, povero Papa Francesco, è Papa da 4 anni, non vedo che responsabilità gli si possano attribuire del processo di decristianizzazione che è in corso, diciamo, almeno da 50 anni, in maniera accelerata, no? E indubbiamente Papa Francesco sta adottando e ha adottato una strategia non facile da intendere, perché si fonda su 2 concetti, quello della realtà e quello della conversione differita. Si direbbe che Papa Francesco voglia prendere tempo, rendere riaccettabile la Chiesa nel mondo laicista e dialogare con esso. Questa è la mia interpretazione, non è di nessuno, è mia originale. Senta, lei appunto diceva la necessità della moralità anche da parte della finanza, dell'economia, ma c'è mai stata, cioè ci potrà mai essere in questo mondo così famelico come quello delle banche, della finanza? Ecco, mi fa impressione che lei mi dica che il mondo famelico è nelle banche e nella finanza e non nella politica. Beh, anche sicuramente, ma è tutto strettamente legato, direi. Sì, bravo, però lei ha omesso politica. No, mettiamolo pure. L'origine è stata politica, una politica anche, se vogliamo, globale, internazionale, che ritiene di dover relativizzare tutte le morali per renderle omogenee nel mondo, affinché il mondo abbia un'unica grande, vera morale comune a tutti. E questo è lo scenario. È evidente che se vengono a mancare i presupposti e i principi di una visione morale forte, come dice Papa Benedetto nell'introduzione di Caritas in Veritate, lui si domanda com'è possibile che una cultura nichilista come quella dominante in questo momento permetta agli uomini di dare
un senso alle proprie azioni e conseguentemente non rischi invece che gli strumenti così sofisticati a disposizione dell'uomo prendano autonomia morale. E quello esattamente che è successo. Papa Benedetto è stata, come posso dire, profeta. Com'è possibile poi, vede, si parla ogni tanto, riprendendo Keynes, degli spiriti animali, no? Se io rendo io creo delle libertà, queste libertà vengono ben esercitate da persone mature che hanno una visione seria e morale del mondo, ma si liberano poi quegli spiriti cosiddetti animali di chi non ha questa visione e ne trae dei profitti illeciti anche. Cioè si scatena quella parte dell'uomo meno orientata al bene comune, che fa di lui un essere egoista, avido e indifferente al prossimo. Però vede, vorrei, questo non è l'origine di tutti i mali, è la conseguenza di quello che sta succedendo. L'origine è la crisi morale dell'uomo. E questo lo dice Papa Benedetto in Caritas in Veritate, anzi lo spiega in una maniera assolutamente chiara. Lo fa capire anche Papa Francesco, con uno stile piuttosto diverso. Appunto, che parla della rivoluzione della pasta. Dove sta la rivoluzione? Sta nella sua anche evoluzione, quindi nell'aver conquistato l'alta cucina. Fino a una decina di anni fa la pasta secca non trovava molto spazio nell'alta cucina, perché era considerata appunto l'alimento che si mangia nelle case, l'alimento delle trattorie, e il grande chef la guardava con un po' di diffidenza. Oggi, complici anche i pastifici che stanno facendo un ottimo lavoro, quindi di prodotti che migliorano notevolmente, anche i cuochi stellati hanno ritrovato l'orgoglio di portare a tavola come proprio cucina d'autore la pasta. E quindi c'è questa rivoluzione, che sia una rivoluzione qualitativa che sicuramente culturale, ricordando chiaramente che la pasta è il nostro piatto simbolo, quindi in Italia e all'estero, e che probabilmente molti di noi credono di saperne tutto, invece magari non ne sanno la storia, non ne sanno alcune particolarità. Per esempio, noi pensiamo che la pasta sia solo un primo, invece nel Medioevo si usava come contorno alle carni, veniva condita con il succo di cottura delle carni, e allora scopriamo così che gli amici anglosassoni che la usano come contorno sono più tradizionalisti di noi. Un bilancio estremamente positivo per questa 16ª edizione della Fiera del Libro. Finalmente abbiamo raggiunto ormai tutti gli obiettivi: via Cascione pedonalizzata, una manifestazione che porta cultura, arte, scienza nella città, e finalmente anche sviluppo economico, per cui questo weekend è stato particolarmente trafficato e frequentato da molti turisti oltre che da residenti. Abbiamo visto i negozi finalmente lavorare in un modo dignitoso anche a Porto Maurizio, e quindi possiamo dire di essere soddisfatti al massimo, anche per avere acquistato soprattutto un turismo di qualità culturalmente elevato. Questo programma è stato presentato da... Certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa
convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose.